Salve a tutti legionari, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto, il bentornato sul mio canale. E oggi continueremo la nostra campagna su Hearts of Iron 4 con il nuovo Impero Ottomano. Vi voglio ringraziare tantissimo per i commenti che avete scritto, mi avete consigliato un casino di robe e sono tutte ottime, ottime idee. Ragazzi, prima di tutto però vi chiedo di mettere qua sotto un bel mi piace per supportare la campagna, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di consigliare questo canale e questa campagna ad amici condividendo il video. Inoltre vi ricordo che mi potete contattare su Steam per chiacchierare con me e potete iscrivervi al gruppo ufficiale del mio canale, quello della Legio PCM. Il link è qua sotto in descrizione. Allora ragazzi, prima di tutto guardiamo un attimo la situazione. Abbiamo quattro teatri di guerra. Uno è il fronte Restaurazione, che è quello difensivo e tendenzialmente stiamo rioccupando Beirut, o perlomeno ci stiamo provando. Poi abbiamo l'operazione Profondo Sud, o comunque profonda qualcosa, profonda penetrazione, non mi ricordo, in cui stiamo combattendo in Africa contro gli alleati. L'operazione Aliseo Turco, anche se non so che è se è propriamente corretto perché non mi ricordo se gli Alisei sono i venti che soffiano da sud a nord, ma dettagli, potrebbe essere un vento occidentale, non importa. Sta di fatto che ci sono quindi i nostri uomini che combatteranno sul fronte russo. E poi abbiamo Sicilia o Morte, che sono uomini che tendenzialmente stanno andando in Italia a dare supporto agli italiani. Tra l'altro mi avete fatto notare tutti che adesso la vittoria della guerra effettivamente è possibile, non è scontata, ma è possibile. E noi quindi, ragazzi, che facciamo? Speriamo. Comunque, partiamo subito dai consigli. In due o tre mi avete parlato della Jugoslavia, mi avete detto, buona. Inoltre, mi avete detto che effettivamente la sua neutralità è sul filo del rasoio e quindi a sto punto potrebbe essere una prospettiva interessante conquistarla. Naturalmente non subito perché non disponiamo delle forze necessarie per farlo, però potrebbe essere interessante conquistarla e metteremo certamente il prima possibile una guarnigione ai suoi confini. Guarnigione che io pensavo potesse essere il reparto di uomini Sicilia o Morte che stanno combattendo, che stanno andando a combattere in Italia. Una volta che avranno finito, potranno combattere qua in Jugoslavia. Poi ragazzi, mi avete anche detto ritira le truppe dall'Africa e sì, va bene, però prima dobbiamo eliminare un attimo le sacche di resistenza degli alleati qua e poi lasciamo fare tutto a spagnoli, italiani e tedeschi e queste truppe le ripieghiamo. Poi mi avete detto di fare altri closer support e fighter, sono completamente d'accordo. Di restare molto sulla difensiva con quei russi sugli Urali e è un'idea che non mi fa proprio schifo perché guardate quanti diavolo di uomini hanno, adesso non so se è un bug il fatto che io li veda. Però hanno un po' di uomini, quindi rimanere sulla difensiva non è neanche un'idea così malvagia. Però, per certo, sarà tutto molto più semplice quando apriremo un nuovo fronte qua a Sebastopoli. Inoltre, mi avete detto di prendere le isole che controllano gli alleati per evitare loro successivi sbarchi navali. E ragazzi, è una cosa che vorrei fare, ma prima dobbiamo aumentare un po' la nostra flotta e riuscire a infliggere un colpo, non dico mortale, ma decisivo alla flotta alleata. E inoltre, l'ultima cosa, ragazzi, è che dobbiamo stare attenti alle invasioni degli alleati e per quello ci serviranno delle guarnigioni. Ed è proprio per questo che ho deciso di andare a guardare un attimo il reclutamento e cambiare qualche cosa. Infatti, ragazzi, se andiamo qua a guardare, io sto producendo della fanteria normale, dei giannizzeri, molti giannizzeri e dell'altra fanteria normale. La fanteria normale teoricamente avrebbe dovuto essere quella di guarnigione, ma ho pensato, ha senso avere della fanteria normale di guarnigione? La fanteria normale è lenta e a sto punto forse conviene avere piuttosto della motorizzata come guarnigione. Quindi andiamo a togliere questi due. Questi uomini li andiamo a mettere qua sul fronte sovietico. Queste qua di motorizzata sono 5, sì. Ne produciamo per due volte e le utilizziamo di guarnigione qua in Arabia Saudita. Spero che me l'abbia assegnato perché sennò me ingazzo. Non l'ha assegnato, bravissimo. Vabbè, le produciamo qua e va bene comunque a Al-Hahara. I ragazzuoli qua, i giannizzeri, li stiamo producendo tutti per il fronte russo, ma un po' li facciamo anche a Sofia per una futura invasione. Questa fanteria la facciamo a Sofia per una futura invasione della Jugoslavia e ci mancano un po' di uomini da fare di guarnigione qua in Grecia. Direi che un'altra decina dovrebbe andare bene, 1, 2, 3, 4 e 5.
Facciamo per tre, perché un po' li uniremo alla forza di invasione. Ok, ragazzi, adesso sarà un casino perché la nostra industria naturalmente non riuscirà a reggere subito la produzione colossale che gli abbiamo assegnato e quindi sarà un po' tosta all'inizio. In ogni caso abbiamo 62 convogli e quanti convogli mi servono per spostare questi ragazzuoli? Per spostare questi ragazzuoli mi servono... Non ce lo dice. Grazie mille, capo. Grazie mille per la tua enorme utilità come al solito. La nostra flotta nel frattempo, in tutto ciò, si trova qua nel Mar Nero, ok. Poi gli aerei che abbiamo in Grecia, direi che li possiamo spostare. Questi aerei che abbiamo in Grecia, li mettiamo. Non ci sono basi aeree. Bene, bene, bene. Qua, ad Ankara. Ok, spostiamoli momentaneamente tutti ad Ankara. Poi, il fatto che non ci siano basi aeree, mamma mia quanto odio sta mappa quando fa così. Ah no, ma ci sono qua, ma che fregatura. Allora, selezionameli e mettimeli qua. Li utilizzeremo per il controllo del Mar Nero, ma anche nel Caucaso in caso di necessità. Poi vedremo bene come utilizzarli. Inoltre, ragazzi, ci saranno possibilmente molti tagli. Abbiamo vinto delle battaglie? Oh, bene, bene. Dicevo, possibilmente ci saranno molti più tagli in questi video perché voglio accelerare la velocità a cui stiamo facendo questa campagna perché se no effettivamente non ce la caviamo più. Però prima andiamo a vedere un attimo cosa stiamo facendo. Tendenzialmente ripariamo tutto, questi, altri porti militari. Ok, va benissimo così. Poi gli uomini che abbiamo qua, cioè gli aerei che abbiamo qua, li lasciamo al momento perché ci servono assolutamente. Ricerca tutto a posto. Ok, ragazzi, per il momento possiamo anche far passare un po' il tempo. E dato che non iniziamo nessuna offensiva in particolare, direi che possiamo anche skippare un po' di tempo, tanto non c'è niente da vedere interessante, a parte cazzo, a parte un'offensiva russa contro di noi, più offensive russe contro di noi. Aia. Qua sono dolori, ragazzi. Dolori veri. Spero che i nostri uomini riescano a reggere un po' perché sennò qua non ce la caviamo. E mica tanto reggono. Ok, qua riusciamo a reggere, di qua no. Molto male. Molto male, molto male. Ripiegate qui. Anche voi. Voglio che ripiegate qua. Va bene. Di qua stiamo vincendo invece. Più o meno. Se si può considerare vittoria. Questi voglio che li vai a spostare qui. E questi voglio che li vai a spostare qua. Non là, qua. Ok, e adesso skippiamo un po', ragazzi. Bene, abbiamo skippato proprio tantissimo, giusto qualche secondo, perché ho un'altra Free Military Factory libera e direi che la utilizzeremo per produrre un po' più di armi. Va bene. Poi abbiamo un nuovo focus e adesso ci stavamo dedicando alla flotta. E facciamo sempre submarine effort. Ok, poi abbiamo bisogno di altre risorse e in questo caso stiamo parlando di tungsteno che andiamo a importare dal Portogallo. Come potete vedere, le offensive sovietiche sono state tendenzialmente bloccate e oh. Aia. Ho fatto un lieve errore. Lieve mica tanto. Abbiamo perso qua gli uomini, ragazzi. E i tedeschi si stanno rimpossessando di Baku. No buono, no buono. Mannaggia il cazzo. E vabbè, ragazzi. Cercheremo di fare qualcosa successivamente. Ormai Baku è perduta per il momento. Sta di fatto che stiamo tenendo impegnati molti sovietici ed è un'ottima cosa. Bastardi, però. Sono riusciti a riprendere quel punto. Mannaggia loro. Ok, e questi ragazzuoli qua si stanno spostando o no? No, bene. Bene, bene, vedo che gli ordini erano chiari, precisi, dettagliati.
Buono, buono. Ok, facciamo passare davvero un po' il tempo adesso. Oh, cos'è? Oh, Madonna, gli Stati Uniti stanno giustificando contro di noi. Porca puttana. Questa, ragazzi, è una notizia pessima. Pessima a dir poco. Ai, questi ragazzuoli qua, spostiamoli qui. Ok, facciamo passare un po' di tempo. Ho fatto passare un po' di tempo, siamo riusciti qua in Sud Italia a rioccupare questa zona perché a quanto pare era stata abbandonata dagli alleati. Stiamo stringendo in una morsa gli americani a Napoli e questa è una cosa ottima. Tra l'altro sul fronte africano abbiamo fatto quello che volevo che facessimo e questo va più che bene e quindi possiamo rispedire a nord i nostri uomini. Questa qua è tutta fanteria tra l'altro, quindi ci metterò un po'. E direi che possiamo cominciare a spostarla qua e successivamente li utilizzeremo per un piano di invasione navale. Piano di invasione navale da qui a qui. Ok, va più che bene. Poi questi uomini qua. Abbiamo questi 5 qua che li teniamo nell'operazione restaurazione sotto un altro generale. Questi 5 qua che andiamo a buttare sul fronte russo. Va bene. Assegniamoli lì. E ho sbagliato. Ho sbagliato. È vero che non glieli posso mettere così, se no sono cazzi. Ok. Andiamogliene a togliere due. Se no, qua è un casino. Gli andiamo a togliere anche questa qui. Ok, selezioniamo un altro generale. Lui. Va bene, a questo qua gli diamo il compito di pattugliare questo punto. No, ma non il confine. Mannaggia a te. Questo punto qua. Ok, perfetto. Stavolta ce la dovremmo aver fatta. Poi, i nostri ragazzuoli si stanno dirigendo abbastanza velocemente verso il punto che volevamo. Un po' di questi qua fanno parte di quelli che devono andare in Italia. Vabbè, ma in Italia a sto punto ormai ci accontentiamo di quelli che già abbiamo. Quindi un po' li andiamo a mettere qui. Ne ho tolti 4 giustamente all'operazione qua. Ragazzi, delle volte sto gioco santa pazienza. Mi fa salire uno di quei nazismi. E bravissimo, mamma fa culo. Scusate ragazzi, il mio linguaggio è un po' triviale, ma capite, ogni tanto è tosta come cosa. Non riesce a capirci più niente. E giustamente ti lasci andare un po' e vada via il ciappo. Ok, faccio passare un po' il tempo mentre mi riorganizzo. Ok, ragazzi, è stato un brutto colpo per noi il fatto che i sovietici abbiano preso qua perché abbiamo perso. Abbiamo perso buona parte della nostra produzione petrolifera che avevamo fregato così diligentemente ai russi. E questo mi dispiace un po', però non c'era niente che potessimo fare di diverso. Poi, questi uomini qua, ne abbiamo 5. Che possiamo tenere in questa zona di guarnigioni, fantastico, gli aggiungiamo anche questi e gli diamo il compito di fare la guarnigione a tutta la zona qua. Magari non qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 territori. No, qua no. Ok, quindi con un arruolamento un po' più serrato dovremmo riuscire ad averne abbastanza per coprire tutto questo punto. Poi, vediamo un attimo se ci ha reclutato altra gentaglia. No, di qua no. Tanto meno di qui. E ok, allora facciamo passare ancora un po' di tempo. Ok, ragazzi, abbiamo fatto finalmente l'Advanced Computing Machine. Questa è un'ottima cosa. Poi vorrei creare un nuovo teatro. Peccato che non me lo fa fare. E va bene. Magari devo selezionare uno di questi. Devo selezionare proprio un esercito. Vediamo un po'. Sì, ok. Io però voglio questo esercito qua. E per riconoscerlo dall'altro lo mettiamo in un nuovo teatro. Che lo chiamiamo Sbarco dei giannizzeri. Anche se non ci sono praticamente giannizzeri,
Lo chiamiamo sbarco dei giannizzeri, che è l'operazione navale che vogliamo fare qua tendenzialmente. E allora, vediamo se sono posizionati tutti. No, manca ancora qualche uomo. Possiamo fare un'altra ricerca. E direi che andiamo a farne un'altra. Siamo ancora nel 42. Queste qua ci potrebbero servire. No, al momento no. Andiamone a fare altre di queste, ovvero decriptazione e incriptazione. Prima di tutto facciamo la decriptazione perché ci serve tantissimo. Poi andremo a fare l'incriptazione appena avremo sbloccato il nuovo tipo di sottomarini, assolutamente. Poi non capisco perché ci sta facendo i sottomarini ad Atene, mannaggia lui. Adesso gli diamo l'ordine di produrli. Automatico. Automatico un cazzo, li vai a mettere a Istanbul. Qua stiamo preparando un'invasione contro gli alleati e questi uomini qua, ragazzi, dovrebbero anche mettere a tacere la resistenza greca in queste isolette qua, perché è una bella rottura di balle, c'è da dire. Tra l'altro, i nostri uomini in Africa piano piano stanno tornando, ottimo. Abbiamo reclutato altri uomini per caso, vediamo un po'. Oh sì, altre due unità di giannizzeri che mettiamo nell'operazione restaurazione. E però prima magari se li assegna un generale potrebbe essere una cosa buona. Non ho più generali, immagino, infatti. Ok, ne andiamo a prendere un altro. E a questi due, prima di tutto, diamo il compito di andare ad ammazzare questi greci qua. Poi successivamente saranno quelli che metteremo sul fronte jugoslavo. Perfetto. E utile che mi sta mettendo i colori diversi. Adesso, ragazzi, li personalizzerò un secondo per riuscire a riconoscerli in maniera più decente. Oh, finalmente abbiamo i nuovi sottomarini. Oh, questa è davvero un'ottima notizia. Ho fatto O due volte. Che cazzo, vabbè. Non importa. In ogni caso, abbiamo i sottomarini del... Wow, del 36. Possiamo fare ancora quelli del 40. Benissimo, benissimo davvero. Facciamo i sottomarini del 40. Allora, cazzo, avevo detto che facevamo un'altra cosa, però vabbè. Troppo tardi. Andiamo, mandiamo al diavolo quei sottomarini lì e facciamo i sottomarini qua di seconda classe. Sottomarini di seconda classe che mi piacerebbe modificare. Vediamo se possiamo. Crea variante e gli do. Li faccio diventare più stealth. Ah, ok, posso dargli solo una cosa, quindi gli do. No, gli diamo lo stealth che è importante. Gli MK1 facciamo. Va bene. È bello che gli dà come nome la variante. È molto figa come cosa, secondo me. Va bene. Poi qua finalmente abbiamo tutti gli uomini che volevamo. No, non li abbiamo ancora. Scherzavo, ragazzi. Scherzavo. Era una burla. Era una burla. Non li abbiamo ancora tutti. Perché alcuni stanno ancora arrivando. Va bene. In ogni caso stiamo reggendo qua sul fronte contro i sovietici. Mamma mia, stiamo continuando ad avere le risorse insufficienti. Questa volta cosa? Acciaio. Ok, prendiamone altro. Va bene. Uiuiuiuiui. Molto male, ragazzi, di questo non me ne ero accorto. I sovietici hanno tirato fuori un bordello di balle e sono arrivati quasi a Varsavia. Stavamo parlando della possibilità di vincere la guerra. Io in questo momento sto pensando alla possibilità di perderla. Mannaggia. Serve proprio l'operazione in Crimea. È assolutamente necessaria. Quindi aspettiamo che quei diavolo di uomini siano pronti e poi cerchiamo di far iniziare questa operazione. Olè, ragazzi, c'è stato anche un colpo di stato. Anzi, c'è finalmente stato il nostro colpo di stato in Iran. Wow, nuovo impero persiano dichiara guerra all'Iran. Fantastico. Abbiamo inoltre ricercato la fanteria mobile. Il nuovo impero persiano è più debole di quello che pensavo. Bene, bene, bene. Spero che ce la faccia, perché se no sono cazzi amari qua. Molto bene, molto bene. Poi, tra l'altro, i nostri uomini qua non riesco a capire perché non me li assegna al piano di invasione navale. Ok, teoricamente li ha assegnati adesso. Ci serve superiorità navale, va bene, e superiorità aerea. Ok, perfetto. Adesso che questi uomini non sono più utilizzati, li metteremo a fare superiorità aerea sul Mar Nero.
E va bene così. Poi abbiamo un altro slot di ricerca libero. E vediamo un po'. Dottrine di terra ne possiamo fare un'altra. Ci vuole un po' troppo. Preferisco farne una di qua. Facciamo la incriptazione. Molto bene. Poi, allora, vediamo un po'. Cos'è che succede qua? L'ira non ci sta vendendo abbastanza di quello che vogliamo. Spero che abbia buone possibilità di vincere, perché sennò, ragazzi, per noi sarà un altro duro colpo e non so quanti duri colpi possiamo reggere ancora. Tra l'altro, qua con i nostri uomini possiamo provare a far partire l'invasione. Ah no, non possiamo perché alcune divisioni non sono ancora in posizione. Per esempio, questi qua. Va bene. Ok, allora aspettiamo ancora un attimino. Ahia, ragazzi. Molto male. Varsavia è quasi caduta. Mi chiedo ai sovietici da dove abbiano tirato fuori tutte quelle truppe. Però vabbè, la grande madre Russia, cosa ci si può aspettare di diverso da loro? Effettivamente. Dovevo aspettarmelo. Abbiamo un'altra unità, tra l'altro, che andiamo a mettere, come al solito, con questi ragazzuoli qui. E andiamo a mettere su questo punto qui del fronte. Va bene, poi non abbiamo reclutate altre, a quanto pare, a parte forse magari uno o due qui. Ok. E questi qua sono nell'operazione, operazione, operazione, e me lo sono già dimenticato quali sono, penso queste. Sì, infatti erano con queste, l'ordine ce l'hanno, molto bene. Ok, poi tra l'altro, ragazzi, qua ho notato che ci mancavano un po' di cose, ovvero ci mancavano i convogli e ci manca la superiorità aerea. Cosa che in realtà ritengo un po' strana, in quanto comunque abbiamo degli aerei che stanno cercando di ottenere la superiorità aerea. Ditemi voi se sto sbagliando qualcosa. Io al momento li ho messi in questo modo, ovvero closer support e air superiority. Magari mi sono sbagliato, ho fatto qualcosa che non andava bene. No treat. No, no, no. Lasciamo l'operazione normale. Ok. Dicevo, ragazzi, mi chiedo se sto sbagliando qualcosa qua. Non penso, perché teoricamente stiamo cercando di ottenerla al massimo la superiorità aerea. Però, chissà, in ogni caso qua il piano non si sta preparando. Cioè, le divisioni sono ancora qua che si stanno preparando, non me le assegna. E penso che tendenzialmente sia dovuto al fatto che non ho abbastanza convogli e infatti li sto producendo. Però non ne sono sicuro al 100%, devo dire. Per quanto riguarda questi ragazzuoli qua, invece, siamo pronti con il piano d'invasione. Non ancora, quasi. Quelli non sono ancora del tutto pronti. Non importa, però voglio provare l'invasione. Ebbene, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo e questo va più che bene. La Sicilia, sinceramente, la lascerei però ai nostri alleati da conquistare. Perché noi al momento abbiamo, non dico cose più importanti da fare perché può suonare male, però sì, effettivamente abbiamo cose importanti da fare, dobbiamo reggere in molti più punti. Tra l'altro vorrei dar supporto al nuovo impero persiano, però dovrei sguarnirmi un po' ed è una cosa che non rientra nei miei piani, lo sguarnirmi un bel po', quindi lasciamo stare per il momento. Piuttosto le truppe che avevamo mandato in Africa, queste qua a cui volevamo far fare l'operazione qua in Grecia, magari per un momento le andiamo a togliere, gli diamo l'ordine di posizionarsi qua e poi andremo a dar supporto così al nuovo impero persiano, perché da una parte è molto importante che loro riescano a fare quello che vogliamo, ovvero che riescano ad ottenere il completo controllo dell'Iran, così riusciremo ad ottenere un po' di supporto finalmente. Tra l'altro abbiamo un free dockyard ancora, bene così. Io, ragazzi, sto togliendo un casino di produzione dai sottomarini perché voglio fare il maggior numero possibile di convogli, naturalmente. Perché più convogli riesco a fare, prima riesco a fare l'operazione di invasione. Tra l'altro abbiamo il closer support di livello 2 e questa è una cosa ottima. Closer support di livello 2 che sono quelli del 40, fantastico, finalmente. Non abbiamo nessun bomber particolare, direi che cominceremo a fare il primo naval bomber. Poi andiamo un attimo sulla produzione. Qua non ci sono fattorie assegnate a questo. Ok, ma in realtà questo qua al momento non ci serviva neanche. Andiamo a togliere i closer support a questi qua. E andiamo a mettere
questi qua di livello 2. Molto bene. Gli diamo 4 fabbriche. Anzi, possiamo mettergliene 5. Va bene così. Poi la produzione. Andiamo a guardare un attimo nella logistica come sembra che siamo messi. Quanti giorni? 31, ok. 26, 37. Vabbè, questi qua sono quelli che ci vogliono di più per ieri, va bene. In ogni caso, qua sotto adesso dovremmo avere abbastanza navi, perché questi qua per trasportarli tutti ne servono 64. Quindi ce la dovremmo poter fare. Total limit, 10. Cazzo, mi serve una maggiore tecnologia di trasporti, è vero. E al momento questa, mi servirebbe questa. 150 giorni, porca miseria. Porca miseria. E mi serve subito. Ok, vabbè, tanto abbiamo appena quasi finito. Abbiamo quasi finito l'infantry equipment di livello 3. E quindi adesso potremo ricercare quello. Perché se no non riusciamo a fare lo sbarco. Solo che sbarcare qui con 10 uomini equivale, secondo me, a un suicidio. Per l'amor di Dio, ci possiamo provare. Però secondo me è un suicidio. Al limite. Proviamo a fare una cosa del genere. Qua gli togliamo il comandante per il momento. Lo mettiamo qui. Ok. Loro li togliamo dal piano. Il piano di invasione lo assegniamo a loro con lo scopo di sbarcare solo a Sebastopoli. Va bene. Vediamo se così ce lo prepara. Sì, ok, così ce lo prepara. Possiamo allora fare. Oh, finalmente abbiamo anche le armi di livello 3. Questa è una cosa che mi consola davvero. Facciamo il landing craft che ci permette di farne di più. Va bene. Ma le potremmo utilizzare, organizzare in maniera multipla? Secondo voi? Secondo me sì. E se si può fare, sarebbe davvero una gran cosa. E lo andiamo a fare subito. Andiamo a togliere questi 10. Togliamo questa. E questa. No, anzi, questa qua di montagna. Ok, quindi abbiamo altri 10 uomini. Facciamo un altro battle plan. Lo facciamo da qui a qui. E questi ragazzuoli, quindi li andiamo a spostare qui. Se magari me li sposta, ce la possiamo fare. Ok, voi 10 andate lì. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare. Siate fiduciosi, la vittoria è possibile. O forse no? No. Varsavia regge. Finché regge Varsavia, ragazzi, io sono ottimista. Però non penso che reggerà ancora molto, quindi non sarò ottimista ancora per tanto tempo. Tra l'altro, queste truppe qua le possiamo finalmente spostare sul fronte jugoslavo. Bene così. Poi qua abbiamo sconfitto i greci. Rinseguiamoli. Dobbiamo massacrarli tutti, dal primo all'ultimo. Non abbiamo prodotto altre unità. E ok, ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua per il momento. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sono avvenute veramente un casino di cose. E non so come è venuto con i vari tagli che ho fatto. In ogni caso so che dura leggermente di più di 30 minuti. Ne durerà 31, 32, non lo so. Durerà intorno a quel numero. E mi raccomando, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete qua sotto un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e consigliate il canale ad amici condividendo il video. E commentate, ragazzi, ditemi inoltre cosa dovrei fare secondo voi, perché i vostri commenti sono sempre importantissimi. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo salutare adesso, ho la voce spompatissima, avvi a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Avvi a tutti ancora!